Sarebbero stati almeno quattro gli individui che ieri sera attorno alle 19.30 sono entrati all'interno di un ingrosso di abbigliamento nella zona PIP di Andria, in particolare in via Padre Leone Deon, con bastoni ed una pistola. Rapina compiuta con bottino ancora da quantificare, ma i ladri si sarebbero impossessati sia di denaro contante che di alcuni assegni. Dopo aver compiuto il colpo i malviventi sarebbero fuggiti a bordo di una vettura di grossa cilindrata che li attendeva all'esterno, al vaglio del commissariato di pubblica sicurezza Di Andria ci sono sia le immagini di videosorveglianza che le testimonianze di chi era presente all'interno del magazzino. Sul posto immediato l'arrivo proprio di agenti della polizia di stato allertati dal dispositivo antirapina presente nell'azienda manifatturiera oltre ad agenti della vigilanza giurata e gazzelle dei carabinieri durante i concitati momenti della rapina. Due persone, tra cui il titolare dell'azienda, hanno accusato un leggero malore ed è stato necessario anche l'intervento di un'equipe sanitaria del centro. 118 solo, tanto spavento e medicazione sul posto.